E ben ritrovati in studio per questa seconda parte di Free News. Torniamo ad occuparci di cronaca stretta sui soggetti sottoposti agli arresti domiciliari da parte degli agenti del commissariato di Vittoria. Solo ieri ne sono stati controllati 29. 9 le denunce emesse nel corso delle attività di polizia. Sentiamo. 9 denunce sono scattate da parte degli agenti del commissariato di Vittoria impegnati in un'intensa attività di controllo del territorio. Si tratta del titolare di un pubblico esercizio del centro storico Epparino, denunciato per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone a seguito della musica diffusa dal locale troppo assordante. Un uomo separato dalla moglie è stato denunciato invece per inosservanza delle disposizioni del giudice relative al versamento degli assegni che doveva la moglie. Altra denuncia nei confronti di un uomo segnalato per avere minacciato il datore di lavoro della moglie, sospettando che tra i due esistesse una tresca amorosa. Deferito poi un giovane extracomunitario per lesioni personali e minaccia nei confronti del proprietario di un'azienda agricola in cui era ospitato. Un fratello e una sorella extracomunitari sono stati denunciati per minacce il primo e tentata sottrazione consensuale di minorenni la seconda. La donna in pratica si è separata dal marito, che oggi vive a Palermo, impedendogli di avere qualsiasi contatto con il figlio di 4 anni. Un uomo è stato fermato dagli agenti della Volante a scorrazzare con un grosso scooter sprovvisto di patente di guida, poiché già revocatagli un anno fa per perdita totale di punti. L'ottava denuncia è scattata nei confronti di un uomo indagato, poiché è sospettato di avere stipulato un contratto con una nota compagnia telefonica a nome di un'ignara vittima che si è vista addebitare inconsapevolmente i costi del servizio. Risponderà di truffe e falsità in scrittura privata. Infine, un uomo è stato querelato dalla sua ex compagna e deferito all'autorità giudiziaria per il reato di ingiurie. E controlli straordinari dal territorio da parte dei carabinieri nelle città del versante modicano. Sentiamo i risultati in questo servizio. Un imponente servizio di controllo del territorio è stato eseguito ieri dai carabinieri della compagnia di Modica nei territori di Scicli e Modica. Per tutto il pomeriggio, 46 militari dell'arma modicana, coadiuvati da alcuni equipaggi provenienti dalle compagnie di Vittoria e Ragusa, hanno perlustrato l'intero territorio della contea, eseguendo posti di controllo sulle principali arterie stradali. Tra lo stupore della gente, sorpresa da un così imponente dispiegamento di forze, sono stati eseguiti 2 posti di blocco con incanalamento del traffico e controllo minuzioso di tutte le auto in transito, con un dispiegamento di cartellonistica stradale idonea a rendere sicura e ordinata la circolazione. Il primo posto di blocco è stato eseguito a Modica lungo la SS 115 nei pressi del polo commerciale, il secondo a Scicli all'interno del quartiere Iungi. Nel corso del servizio predisposto dal comando provinciale di Ragusa, nel quadro di una intensificazione dei controlli preventivi conseguenti ai recenti accadimenti delittuosi avvenuti a Scicli, i carabinieri hanno fermato e sottoposto ad accertamento 251 autovetture. Sono stati controllati contestualmente documenti di guida e circolazione di 310 persone. In termini di risultati, i carabinieri hanno ritirato 2 patenti di guida e 6 carte di circolazione, sequestrato 3 autovetture e sottoposto a fermo amministrativo 5 ciclomotori, i cui conducenti erano sprovvisti del previsto casco protettivo, elevate 35 contravvenzioni al codice della strada. E a corollario dei controlli sulla strada, finalizzati prevalentemente alla ricerca di sostanze stupefacenti e di armi illecitamente detenute, sono state eseguite 5 perquisizioni domiciliari e 13 perquisizioni veicolari, al termine delle quali sono stati sequestrati 2 grammi di hashish. E ben 3 interventi hanno visto impegnati tra ieri e questa mattina i vigili del fuoco della provincia Iblea. 2 incendi sono scoppiati a Vittoria, di cui uno molto impegnativo per le squadre intervenute, e l'altro a Modica. 3 interventi da parte dei vigili del fuoco a distanza di poche ore. Ieri intorno alle 12 la squadra operativa del distaccamento di Vittoria è intervenuta in fondo a via 20 settembre nella città iparina per spegnere un incendio scoppiato tra alcune sterpaglie a macchia mediterranea che minacciava le vicine abitazioni. Sul posto si è reso necessario anche l'intervento di una squadra del distaccamento di Santa Croce Camerina, oltre a 2 autobotti per il rifornimento idrico degli automezzi posizionati lungo la via 20 settembre e la via Gaeta. Lo stesso ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa ha inviato un mezzo a supporto delle squadre operative sul posto. Un intervento complesso che è durato parecchie ore. Stanotte, intorno all'1, i vigili del fuoco di Vittoria sono poi intervenuti per l'incendio di un portone d'ingresso di un'abitazione in via Frank, che solo la prontezza del proprietario della casa ha evitato si propagasse.
Sul posto i vigili del fuoco hanno infatti trovato l'uomo intento a spegnere le fiamme e pertanto hanno solamente provveduto ad ultimare l'opera di spegnimento. Sul caso adesso indagano gli agenti del commissariato di Vittoria, intervenuti anche loro in nottata, che a seguito del ritrovamento di un bidone contenente liquido infiammabile non hanno dubbi sulla matrice dolosa dell'incendio. Infine stamattina intorno alle 6.40 la squadra operativa del distaccamento di Modica è intervenuta sulla strada provinciale 2 Modica-Cava d'Ispica per l'incendio di 6 contenitori di RSU. I vigili hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme evitando che si propagassero ulteriormente con grave rischio per automobilisti e passanti. E intervento di soccorso ed assistenza della Capitaneria di Porto di Pozzallo a due navi che a largo dalla costa erano rimaste coinvolte in una collisione. Vediamo. Collisione tra due navi a 8 miglia dal porto di Pozzallo. Nel tardo pomeriggio di ieri le motovedette CP2113 e CP304 hanno effettuato un intervento di soccorso ed assistenza nei confronti del nuovo Giovanna Madre di Catania e di un rimorchiatore russo coinvolti in una collisione in mare avvenuta circa 8 miglia a sud-ovest dal porto di Pozzallo. Le due motovedette, una delle quali la CP304, appositamente dirottata nel corso della navigazione di rientro da Lampedusa, dove aveva svolto attività di soccorso ai migranti, arrivate tempestivamente sul luogo del sinistro, hanno prestato assistenza e soccorso ai componenti dell'equipaggio imbarcati sulle due imbarcazioni interessate, verificando anche le condizioni di salute delle persone insieme a quelle della navigabilità e galleggiabilità dei mezzi nautici coinvolti. Dopo i controlli e gli accertamenti effettuati, sia il rimorchiatore russo sia il peschereccio di Catania sono stati scortati verso il porto di Pozzallo da entrambe le motovedette, arrivando ed emergendo in sicurezza intorno alle 20.30. Sull'incidente la Capitaneria di Porto ha anche avviato un'inchiesta amministrativa per accertare le cause della collisione. E torniamo ad occuparci adesso dello scandalo rifiuti a Modica, scoppiato mesi fa, che ha travolto la ditta che gestiva il servizio Puccia. È stata fissata a fine settembre l'udienza preliminare del processo. Si dovrà attendere il 27 settembre prossimo per l'udienza preliminare del processo che riguarda lo scandalo rifiuti scoppiato a Modica lo scorso novembre. Il giudice del Tribunale di Modica dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero a carico degli 8 imputati. Si tratta di Salvatore Puccia, il titolare della ditta Puccia, la società che gestisce il servizio di igiene ambientale a Modica, i due figli Giuseppe e Paolo, tre dipendenti Giovanni Baglieri, Fabio Cataudelle e Antonino Scarso e l'ex assessore alle politiche ambientali Tiziana Serra. I reati contestati sono diversi: turbativa d'asta, truffa aggravata in danno del comune di Modica, frode nell'appalto del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e reati ambientali scaturenti dalla violazione della normativa in materia. In pratica i rifiuti, secondo le intercettazioni ambientali effettuate dalla Guardia di Finanza dal 2009, venivano conferiti in discariche abusive nel territorio di Modica. Successivamente il comune, ignaro dei fatti, chiedeva alla ditta di ripulire le discariche abusive create dalla stessa. Al momento del sequestro la magistratura aveva nominato un amministratore giudiziario, Walter Buscema, per gestire l'attività aziendale. Dopo alcune settimane fu nominato un altro consulente di Catania. A gennaio sono stati tolti i sigilli all'impresa. E lasciamo la pagina di cronaca e cambiamo argomento. Si è svolto ieri pomeriggio a Vittoria, al Teatro Comunale, un convegno promosso dal Lions Club per affrontare il delicato argomento della microcriminalità. Il problema della microcriminalità. Questo è il titolo del convegno regionale promosso da Lions Siciliano e dall'Ordine degli Avvocati di Ragusa, che si è svolto a Vittoria. A fare una breve introduzione il presidente del comitato distrettuale, Antonio Corbino. Naturalmente non si tratta di criminalità minorile, perché la microcriminalità può essere fatta da minori o da maggiori, come pure reati molto gravi possono essere commessi dai minorenni, come noi sappiamo benissimo. Io che sono stato a Gela ho conosciuto dei killers di 15 anni che avevano già commesso diversi omicidi, che erano molto bravi con la pistola, insomma, e quindi... E purtroppo la microcriminalità comunque crea disagio sociale, un disagio sociale enorme, anche per certi furti in appartamento che potrebbero sembrare di scarsa entità, perché ci sono furti che sono di scarsa entità, mentre altri tipi di furti sono molto più gravi. Tra i relatori, docente di diritto penale all'Università di Catania Salvatore Aleo, l'avvocato Enrico Platani in rappresentanza dell'Ordine degli Avvocati e il direttore di Confindustria di Ragusa Giusi Migliorisi. Previsto anche l'intervento del procuratore del Tribunale dei Minori di Catania Agostino Fera. Prima dell'inizio dei lavori si è svolta la cerimonia di commemorazione dell'avvocato Salvatore Di Blasi. Aleo si è concentrato sugli interventi educativi da parte delle famiglie e degli organi scolastici per lanciare un messaggio a genitori e insegnanti. Io come penalista mi trovo a disagio, perché
le idee, che le cose a cui penso non sono di tipo penalistico, penso alla famiglia, alla scuola, al tempo libero, allo sport, all'oratorio. E la microcriminalità è innanzitutto giovanile, è frutto dei falsi miti e del degrado, della rottura di alcuni rapporti sociali. Io credo che bisogna recuperare su questi terreni. Non è la repressione che risolve i problemi della microcriminalità, sia perché nella società di massa non è possibile, sia perché il diritto penale si deve concentrare, la repressione si deve concentrare sui fatti gravi. È una risorsa difficile, costosa, che va riservata alla grande criminalità. Ci saranno anche la famosa archeologa Paola Pellagatti e il famoso pittore Piero Guccione tra i protagonisti della Notte Europea dei Musei, in programma sabato 19 maggio al Parco Archeologico di Camarina. La Pellagatti, componente dell'Accademia dei Lincei, nel corso dell'evento ricorderà lo studioso e sovrintendente Luigi Barnabò Brea. A lui sarà dedicata una stele commemorativa in ricordo del voto del Consiglio Superiore dei Beni Culturali del Ministero del 1975 per la salvaguardia dell'edificio del Museo di Camarina. Questo è uno degli appuntamenti in programma alla Notte Europea dei Musei al Parco Archeologico di Camarina, che in verità prenderà vita già a partire dalle 16:30 con alcuni laboratori. Un'altra chicca sarà rappresentata dalla mostra fotografica dedicata al maestro Piero Guccione, che sarà presente all'appuntamento. E anche in provincia di Ragusa, domenica prossima, si svolgerà la 13ª edizione di Bimbi in Bici, l'iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta per promuovere l'utilizzo di questo mezzo di trasporto ecologico e salutare. Giunge alla 13ª edizione Bimbi in Bici, l'iniziativa per coniugare ancora una volta salute, mobilità e sicurezza per i bambini. Promossa dalla FIAB, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, l'unico organismo cicloambientalista riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente, quest'anno sfora il muro delle 250 città partecipanti, segno che anche in Italia è stato definitivamente accolto il messaggio di uno stile di vita che mette insieme alimentazione, movimento e autonomia a favore dei bambini. Una città dove si è costretti a trattare i bambini come pacchi postali, caricandoli e scaricandoli qua e là dalle auto, dove i genitori, soprattutto la madre, lo sappiamo, sono gli stressati corrieri. Una città programmata per essere suddita del trasporto non solo motorizzato, ma peggio ancora individuale. È una città dove si vive male, dove inesorabilmente la vita si accorcia per lo stress e l'inquinamento da rumori, vibrazioni e polveri sottili. Nella nostra provincia l'appuntamento è a Marina di Ragusa in piazza Duca degli Abruzzi, domenica 13 maggio. Alle ore 9 il raduno dei partecipanti, alle ore 10:30 la partenza. L'iscrizione è gratuita e per i partecipanti sotto i 10 anni occorre la compagnia di un adulto. E in chiusura di questa edizione vi ricordo che oggi alle 21, come al solito ogni venerdì, andrà in onda una nuova puntata di 15 minuti. Con l'ospite di oggi è Raffaele Zacco, responsabile di cittadinanza attiva di Comiso, con il quale ci siamo occupati di prescrizioni mediche, delle liste di attesa. Per questa edizione è tutto, vi ricordo che potrete rivedere queste e le altre edizioni del nostro TG sul sito freetvolano1.it oppure seguirci anche sulla nostra pagina Facebook Free TV Comiso. Buon proseguimento.